Buongiorno a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo vlog. Allora, io sono qua in macchina, sono appena arrivato davanti alla palestra. Sono le 6:38, sono 7 gradi, io sono ovviamente in pantaloncini corti. Direi andare a spaccarci. Ho portato anche il cavalletto così magari riesco a fare qualche ripresa. Ci vediamo dentro. Mamma che freddo! Mamma che freddo! Io pensavo non ci fosse nessuno stamattina, come al solito, in realtà c'è più gente del solito. Come al solito, prima organico mi faccio un caffettino e poi qui nel circuito di Burg ho 5 lestrine, che sono dei carboidrati diciamo più rapidi, e 5 grammi di BCA. Questa è la condizione attuale. Post 2 giorni di Sky, quindi diciamo che anche in corpo carbo ce ne sono pochi, glicogeno, eccetera. Quindi sono già soddisfatto del pump. Ora a casa a fare colazione. Andiamo a pappare i miei buonissimi cereali con latte. Mentre qui c'ho le proteine. Questo di solito è il mio post workout quando faccio allenamento a stomaco vuoto. Io ho messo un box delle domande su Instagram, quindi vedete se c'è qualcosa di interessante così rispondiamo mentre mangio. Jessica chiede: allenarsi la mattina a stomaco vuoto bevendo solo un caffè è sufficiente? Dipende, c'è qualcuno che non riesce a farlo, qualcuno sì. Io personalmente bevo un caffè e poi, come vi ho fatto vedere, prendo dei carboidrati, diciamo, liquidi, sciolgo nell'acqua e aminoacidi. In passato prendevo anche il pre-workout, però è molto soggettivo. Tipo io non ci riesco. Tipo la Fede non ci riesce, perché è una schiappa. Io a volte mi alleno meglio a stomaco vuoto, piuttosto di quando magari ho mangiato un'oretta e mezza prima, perché a livello digestivo sono più tranquillo, quindi cioè, ho anche più pump di solito. Cioè, ho notato che devo mangiare tanto prima dell'allenamento se voglio fare un passo prima del workout. Mi devo iscrivere in palestra e mi consigli qualche palestra buona in periferia. In periferia dove? Comunque, date sempre un'occhiata alla catena dove vado io, dove lavoro anche, che è la Fitactive. Comunque ci sono delle palestre a Milano molto carine e il prezzo è veramente contenuto. A proposito di Fitactive, sabato ci sarà l'inaugurazione della Fitactive di Cinisello e vorrei iscrivermi. Mi consigli di farmi una scheda o magari posso scriverti per farmela fare da te? Se abitate a Milano e volete essere seguiti da me e andate anche in Fitactive, è ottimo perché posso farvela e voi, potendo girare in tutte le palestre, potete venire da me. Possiamo fare il check ogni volta che facciamo una scheda nuova e tutto quanto. Quindi, se siete interessati, scrivetemi per email. Ve la lascio qua, che è l'email del coaching. O comunque, ve la lascio sempre nell'info box. Credi alle diete scritte sui libri o pensi siano fatte solo per vendere? Che libri? Comunque, in genere, una dieta deve essere personale per la persona. Quindi, difficile che ci sia una dieta scritta che vada bene per tutti. Ho visto le spezie al supermercato, tu usi quelle di Bulk, che differenza c'è? La quantità di sale o altro? Beh, comunque sì, le spezie di Bulk non hanno sale all'interno. E poi boh, me spezie, quelle aglio e erbe sono veramente fenomenali, se le metto su tutto e danno un sapore ottimo al cibo, quindi per quello che uso quelle di Bulk. Perché non fai più vlog? Lo so, ultimamente ho fatto pochissimi vlog, infatti oggi siamo qua per questo. È solo che ho avuto poco tempo in realtà, solo quello. È solo il fattore tempo. Beh, comunque mi piace fare i vlog, mi piace raccontare, comunque parlare con voi, rispondere alle domande, tutto quanto, farvi vedere la mia vita in generale.
Comunque ora finisco i cereali perché sennò mi si riammolliscono e ci vediamo dopo. Comunque non vi ho detto che il gusto di Clear Way che ho messo nello shaker è quello nuovo, fragole e anguria. E assomiglia un po' a quelle cicchettine verdi che si mangiavano da ragazzini. Qualcuno le mangia ancora, però io non le mangio da una vita. Però comunque il mio gusto preferito resta passion fruit. C'è qualcuno che mi sta aspettando per la sua passeggiata mattutina? Recuzzo? Mi stai aspettando? Andiamo. Andiamo. Se sono dalla mia estetista di non fiducia, ogni volta mi fa male a boia. Ringrazio. Mi sta sistemando le sopracciglia. Le sopracciglia un flick. Un flick. È solo una piccola sistemata, tolgo proprio i peletti di extra. Che secondo me sono iniziate a crescere da quando me li sei iniziato a togliermeli, però... No, è che ti notavi più bello e non ci facevi caso sì. Prima. Mi sono fatto la doccetta e adesso mi preparo perché poi a luna devo essere a lavoro. Devo prepararmi adesso un pasto da fare poco prima di andare al lavoro e uno che farò dopo la prima lezione, tipo come pranzo, e poi lo spuntino pomeridiano che farò sempre al lavoro perché poi tornerò stasera. Mi vesto e poi andiamo a preparare il cibo. Allora, adesso andrò a cucinarmi un po' di riso venere che userò per due pasti, quindi ne faccio all'incirca 220 grammi più o meno, che poi dividerò in due. In accompagnamento gli metterò del pollo e come verdure mi sa che taglierò qualche pomodorino perché non ho zucchine, le ho finite. Come primo pasto mi farò 150 grammi di riso venere, che sono più o meno 95 grammi di carbo, mentre nell'altro pasto me ne dovrò fare 100 grammi, quindi devo cuocerne 250 in totale. Mentre per quanto riguarda il pollo sono 220 grammi totali che dividerò in due e adesso vado un po' a speziarlo. Due spezie di bulk, aglio, erbe, abbondiamo, poi ci metto un pelo di quelle piccanti. Paprika. Di pepe, ci metto anche un filo di curry, okay. Un po' di sale e ci metto un cucchiaio di olio. Ora accendo la padella, bella calda, e ce lo schiaffo a cuocere. Ecco qui il mio polletto in cottura e qua c'è il riso venere. Ho tagliato qua i pomodorini, un po' li ho già presi, li ho messi in una ciotola, li porterò al lavoro. Niente, adesso solo aspettare che prepari tutto e magna. Visto che vi insegno sempre che l'organizzazione è la base di tutto, mentre aspetto che cucina il pollo, il riso, preparo lo spuntino che farò oggi pomeriggio. E in questi giorni in cui mi alleno, che ho un po' più di carboidrati, il pomeriggio mi faccio il porridge che non mi sono fatto a colazione. E dentro ci andrò a mettere budino proteico, cioè questo pudding che ho comprato all'S Lunga, e anche uno yogurt perché sennò non raggiungo tutte le proteine che mi servono. E di avena ne vado a utilizzare 80 grammi, quindi mi faccio il mio classico porridge, quindi avena più acqua, microonde 500 watt per 4 minuti e poi al lavoro ci aggiungerò i due budino e lo yogurt. A sto giro dolcificante non ce ne metto, quindi non metto il tic nell'avena perché tanto avrò questi che sono super dolci. Comunque poi riguardo la cucina, io e Melissa stiamo pensando di cambiare tutte le padelle e prenderle tutte di questa marca, l'Agostina. Se stai ascoltando questo video e ce le vuoi inviare, le aspettiamo. No, perché comunque sono veramente ottime. Questa qui rossa, veramente, io ci faccio la frittata, ci metto una spruzzata di olio di cocco e non si attacca niente. Come funziona il deficit calorico? Funziona che se il tuo corpo brucia una certa quantità di calorie, tu devi introdurgliene una inferiore a quella quantità. Allora in quel caso sei in deficit e quindi in teoria dovresti dimagrire. Cosa fai quando fai rest day? Non ti senti in colpa a farli e se hai più fame? Allora, secondo me il rest day ti senti in colpa. Io mi sentivo in colpa all'inizio del mio percorso della palestra. Che volevo tipo, mi sentivo come se quando tu stai fermo, come se stessi perdendo i risultati che hai ottenuto. Ma questa è una coscienza, cioè una concezione che hai dovuta all'ignoranza, no? Più invece
ti approcci alla materia, a questo stile di vita, più capisci che il muscolo ha necessariamente bisogno di riposo. Fai un bel allenamento di gambe, di quelli pesanti, poi il giorno dopo provo a fare le gambe. Sto cercando un calendario all'avvento fitness, esiste? Boh, io so solo di bulke e di bulke non l'hanno fatto. Magari potrei lanciare l'idea per l'anno prossimo. Che sarebbe figo. Split di allenamento attuale. Allora, giorno 1 faccio petto più spalle anteriori e polpacci. Giorno 2 faccio tutto allenamento di gambe. Giorno 3, che è stato oggi, ho fatto da parte, diciamo, spalle laterali. Poi ho fatto braccia e addome alla fine. Domani, che è il quarto giorno e anche ultimo della settimana, ho tutta la parte del dorso, quindi posteriori, e c'ho di nuovo i polpacci. Mangio fino a soziarmi ogni pasto, ma non riesco mai ad arrivare alle chilocalorie necessarie. Consigli: devi piano piano, giorno dopo giorno, provare a mangiare sempre qualcosina in più, senza ovviamente star male, però un leggero sforzo devi dare se vuoi che il tuo corpo si abitui a mangiare sempre di più. Abbinare Pilates alla sala pesi, che ne pensi? Ci sta, comunque Pilates la considero come una parte di stretching, di rilassamento, quindi abbinata alla sala pesi in cui si è sempre in contrazione, fare delle ore di Pilates, non vedo niente di contrario. Aggiornamento di questo vlog: sono a lavoro, adesso sono le 3:30, ho fatto prima una lezione, poi ho fatto il pranzo con il pasto preparato prima. Ora sono qui col mio tablet perché ho un po' di programmi da fare e poi tra un paio di orette c'ho altre 3 lezioni che mi aspettano. Verrà anche Omar, c'è il parrucchiere di Melissa e poi altre 2 persone. Quindi ora faccio un po' di programmi per vedere persone del coaching online, ma anche altre che seguo qua in palestra. E poi ci aggiorniamo. Penso che farò lo spuntino per le 5:30 prima di iniziare le lezioni. Eccomi, appena finito lavoro, sono le 9:10, sono anche in ritardo perché dobbiamo vedere You stasera, che è uscita la terza stagione, e Melissa mi ha già detto che ora torni. Ho detto 9:20, ma in 10 minuti non sarò mai a casa. È qui l'incendio? È qui l'incendio? Mi hanno chiamato per un incendio perché cucinavo Melissa Tani stasera. Sono pronto a preparare la cena. Allora, album di bulk, uso un barattolo intero che sono all'incirca 230 grammi. Poi ci vado a mettere un uovo, che mi sono avanzati un po' di grassi. Ci metto dentro un po' di spezie varie, un po' di sale, di pepe. Ora vado a prendere gli spinacini freschi e li spezzetto dentro. Nel frattempo ho già messo la padella a scaldare, ci spruzzo un po' di olio di cocco, proprio una spruzzatina, ok? Direi che è calda e ci buttiamo l'uovo. Nel frattempo mi preparo un'insalatina e poi ho qualche gallettina da mangiare, che ho un piccolo avanzo di carbo. Allora, qua c'ho l'insalatina con le gallettine. E qua beccatevi che frittata. Buon appetito. E ci guardiamo You. Ma ho pensato che... Allora, siamo venuti a letto. Abbiamo guardato una puntata e mezza, che poi mi sono un po' addormentato, di You. Però prima di chiudere il video dovevo rispondere a una domanda che è arrivata, che ho letto ora. Ed è: hai mai pensato di smettere di allenarti e mangiare tutto quello che vuoi? Cioè, per me l'allenamento è essenziale, quindi penso che non accadrà mai. Come se ti dicessi: mi hai pensato di smettere di camminare? Cioè, è essenziale, quindi non credo proprio succederà mai. Comunque, spero che questo video vlog / cosa mangio in una giornata vi sia piaciuto. Come al solito, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, lasciate un like se il video vi è piaciuto e commentate, che vi leggo sempre tutti. Noi ci vediamo, credo, settimana prossima o forse questa settimana, con un nuovo video. Niente, bye bye.
I